Zeug in der Hand halten kann und weiß, später wird der Wein draus. Tutto questo diventerà vino. È una storia molto appassionante. Ja, das ist für mich keine Arbeit, das ist für mich eine riesen Passion. Questo per me non è un lavoro, ma solo una grande passione. Also, kommen in der Früh raus, gehen um 5 und esci di casa alle 5 del mattino, rientri la sera e senti che è successo qualcosa. Und so muss man auch sehen. Ich glaube, jeden Beruf muss man so sehen. È il modo giusto di vedere qualsiasi genere di professione. Se lo vedi come lavoro, suderai soltanto di più e non è bello. So wie man die Reben pflegt, so kriegt man es auch zurück. La tua cura per le viti ti ritornerà indietro. L'emozione che ci metti dopo si sentirà. Il lavoro nella vigna è molto importante. La valle Isarco è molto ripida. Ci sono i muri a secco che abbiamo costruito noi a mano. Accumulano il calore durante il giorno e di notte riscaldano. Questo è davvero un grande vantaggio. Già i nostri padri lavoravano qui. Oggi abbiamo delle piccole ruspe per lavorare la terra e insomma c'è parecchio da fare. Io ho iniziato circa 10 anni fa a fare dei piccoli esperimenti. Abbiamo sempre avuto dell'uva. Provavo a fare del vino per vedere se poteva funzionare. E mi sono da subito divertito. Davvero. Non era chissà quanto, ma mi dava molta soddisfazione. Non mi bastava portare la mia uva nelle cantine sociali, anche se i prezzi erano buoni. Io sentivo che volevo fare di più, molto di più, della mia vita. La vecchia generazione non vuole cedere e vorrebbe che i giovani continuassero a lavorare allo stesso modo. Questo ha creato sempre problemi in molti dei nostri masi. Io di problemi ne avevo tanti. Mio padre faceva diverse cose. Portava l'uva alla cantina e anche le mele. L'erba del prato la mangiavano le nostre mucche. Anche il latte veniva portato alla cooperativa e la frutta l'abbiamo sempre lavorata noi. Ma i tempi sono cambiati. Oggi così non funzionerebbe. Per questo produciamo solo vino adesso. Tutti i 5 ettari di mia proprietà sono coltivati a vite e così hanno fatto vari altri contadini. Una volta c'erano 2 grosse aziende, la cantina sociale di Chiusa e la cantina dell'abbazia di Novacella. Poi negli anni 90 alcuni hanno cominciato a sperimentare per conto loro e oggi ci sono 18 piccole aziende vitivinicole. È una valorizzazione non solo per la Valle Isarco ma per tutto l'Alto Adige. Questi piccoli viticoltori sono tutti amici, ci piace scambiarci idee, assaggiare i vini insieme, siamo davvero una bella compagnia. Ich glaube, wir sind kurz vor der Ernte und diskutieren heute ein bisschen, wie es generell ausschaut, ob es in Eisachtal. Jetzt die 5-6 Tage, jetzt, die sind nicht ganz gut gewesen. Die Dinge. Letzte Woche, der Wahl und Nacht. Ja, das ist das Problem. Jetzt geht's. Ja, jetzt kommen ein paar gute Tage. Wir brauchen noch schöne Tage. Ja, wenn wir jetzt die Woche fast 2 Grad machen, dann können wir schon hin. Thomas, 95 waren von den spätesten Jahren, was ich mich erinnern kann. 95 ist spät, ja. 95 war legendärer Jahr. Ja, 95, das ist ja sehr gewesen. Passo qui ogni settimana per dare un'occhiata alla salute e al grado di maturità dell'uva, per avere un'idea di come procederà. Vorrei essere più tranquillo, ma non lo sono veramente. Questo è il momento più eccitante. Sono di spannendste fase, no? Sono stato nella Napa Valley, in Francia, Spagna, Portogallo, nelle regioni vinicole più importanti e ho imparato molto da questi viaggi. Vorrei sempre andare oltre. Le montagne danno forza, ma a volte ti soffocano. Credo che noi nella Valle Isarco dovremmo continuare a produrre questi vini bianchi fruttati, croccanti e incisivi.
Quando si comincia, si devono sentire suonare le campane. Per i primi 1-2 anni devi essere in grado di produrre un vino davvero speciale che faccia parlare di te. Poi il gioco è fatto, ma per iniziare ti serve una cannonata. È tutto così bello. Dicono che pioverà, vedremo per quanto. Tanta pioggia non andrebbe bene adesso. Ma non è che si possono avanzare richieste. Qui si torchia delicatamente, al massimo a 1,5 bar. Molto delicatamente. Devo dire che nella mia breve carriera da viticoltore non ho mai avuto un'uva così bella. Forte acidità, buoni gli zuccheri, un'annata molto intrigante. Sono molto contento del materiale di partenza. È tutto molto rilassante e dà grande soddisfazione. In primavera e in estate uno ha lavorato là fuori e adesso i frutti giungono qui buoni e sani. Ma già arriva il processo successivo, emozione pura. Trovo buona ogni bottiglia che lascia la Valle Isarco, anche se è dei colleghi. Non c'è alcuna invidia o competizione fra noi, anche se chiaramente a volte si discute. Non siamo sempre d'accordo su tutto. Allora discutiamo appassionatamente, poi si stappa una bottiglia e ci si calma e il problema è risolto. Facciamo fronte comune, anche se ognuno va per la sua strada. Ja, das sind die ganzen Gebietsweine hier von Eisacktal. Ja. Das sind ungefähr 20 Betriebe, die sich hier präsentieren. Und verkaufen Sie dann Ihre? Nein, das ist reine Verkostungsorganisation. Was machen Sie jetzt persönlich? Ich bin ganz neugierig. Ich persönlich bin ein Winzer, ja. Sie sind ein Winzer? Sie sind der Taschlerhof? Ja, der Winzer vom Taschlerhof, ja. Se la stessa uva la dessimo a 10 produttori diversi, ne verrebbero fuori 10 vini diversi. Ed è una buona cosa, è la nostra forza. Ognuno ha il suo stile. La mia tendenza è rivolta a quei vini amati dalla gente. Un buon vino si riconosce dalla bottiglia vuota. Muovere il bicchiere non basta. Questo rapido sviluppo nella Valle Isarco ha portato davvero una rivoluzione, anche agli altri viticoltori. Al momento sono su una buona strada, sono soddisfatto, molto felice, mi sento in pace. Forse non sembra, ma è proprio così.